Irriconoscibile, barba lunga e falso nome. Si era nascosto a Belgrado, Radovan Karadžić. Lavorava come medico in una clinica privata e girava tranquillo per le strade della capitale serba. Fino a ieri, quando è stato catturato su un autobus. Questo è il carcere dove è stato interrogato tutta notte. Non risponde, definisce una farsa tutta la vicenda. Presenterà appello, ma dopo anni di protezione è stato tradito e in una settimana sarà estradato all'Aia. L'ex leader politico dei serbi di Bosnia era latitante da 13 anni, accusato di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Insieme al capo militare Ratko Mladic, l'altro super ricercato ancora in fuga, è responsabile della pulizia etnica contro i musulmani di Bosnia, scacciati da metà del paese e uccisi a decine di migliaia. Non ci speravo più, finalmente giustizia è fatta. Nel massacro di Srebrenica del luglio 1995, Hadija Mehmedovic ha perso il marito e due figli, uccisi e gettati in fosse comuni insieme ad altri 8.000 musulmani. La notizia dell'arresto ha scatenato a Belgrado le proteste dei nazionalisti, mentre a Sarajevo si è festeggiato tutta notte. Per 43 mesi, dal 92 al 95, Karadžić aveva fatto piovere bombe sui civili sotto assedio nella capitale bosniaca. Ieri sera le auto sono tornate a correre lungo il viale dei Cecchini, ma questa volta dal cielo cadeva solo la pioggia. Montagne sopra Sarajevo, dove erano arroccati i serbo-bosniaci che assediavano e colpivano la città. L'arrivo del serbo Milošević nel suo sempre difficile rapporto col leader bosniaco Karadžić. Forse i due protagonisti più negativi di quella pagina tragica di storia europea. La Sarajevo dell'assedio e le sistematiche pulizie etniche nei villaggi della guerra civile. 100.000 morti e quasi 1 milione di profughi è oggi il bilancio ufficiale, compresa la mostruosità inimmaginabile di Srebrenica. 7-8.000 musulmani disarmati, affidati alla tutela dei caschi blu olandesi dell'ONU, consegnati al macellaio Mladic. 3 anni e mezzo di guerra civile, di una ferocia inimmaginabile, quando ancora Karadžić cercava di proporre la sua immagine di statista al mondo. Sino alla pace di Dayton, 1995, e all'accusa di crimini di guerra e genocidio da parte del Tribunale Internazionale dell'AIA. Poi, ieri, l'epilogo di una incredibile latitanza durata 13 anni e il non ancora trasparente meccanismo della sua cattura. 2 ultimi latitanti ora, prima fra tutti il generale Mladic, nella speranza di un prossimo epilogo giudiziario di quegli anni terribili.